Ti. Va ora in onda, viaggiare sicuri e informati. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare Sicuri e Informati, questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi, di lunedì 12 settembre 2022. Giappone, aggiornamento Covid-19. In occasione dell'emergenza pandemica da Covid-19, il Giappone ha sospeso l'applicazione del regime di esenzione dal visto in favore dei cittadini di numerosi paesi, tra cui l'Italia. Di conseguenza, l'ingresso in Giappone per i cittadini italiani è limitato ai soli possessori di visto. L'ambasciata del Giappone a Roma o il consolato generale del Giappone a Milano rilasciano visti per motivi di studio, lavoro, ricongiungimento familiare e turismo. Il visto per turismo può essere ottenuto solo a condizione che il viaggio, anche senza accompagnatore, pur acquistato da un'agenzia di viaggio o da un tour operator italiani, venga organizzato attraverso agenzie o tour operator con sede in Giappone, chiamati a garantire l'osservanza da parte dei turisti delle regole stabilite dalle autorità locali. Può inoltre uscire e rientrare dal Giappone chi è residente nel paese ed è in possesso di un visto valido, attenendosi alle norme sull'immigrazione. Per entrare in Giappone è obbligatorio esibire un test PCR negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza, corredato dal modulo compilato e firmato, reperibile al seguente indirizzo internet www.mhlw.go.jp. Dalla mezzanotte del 7 settembre 2022 non è più richiesto il tampone pre-partenza a coloro che esibiscono un certificato vaccinale giapponese rilasciato al completamento del ciclo vaccinale di 3 dosi o l'equivalente certificazione verde Covid-19 Green Pass italiana attestante la vaccinazione con 3 dosi. Il Giappone, al contrario dell'Italia, non riconosce il certificato di guarigione da Covid-19 in sostituzione di una dose vaccinale. Di conseguenza, coloro che non hanno ricevuto la terza dose di vaccino dovranno comunque esibire un test PCR negativo. Si invita in ogni caso a contattare la compagnia prescelta per accertarsi che non siano richiesti documenti aggiuntivi. È consentito l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico dall'aeroporto di arrivo al proprio domicilio. I seguenti vaccini anti-Covid-19 sono autorizzati in Giappone: Comirnaty, Pfizer, Vaxzevria, AstraZeneca, Spikevax, Moderna, J.Comden, Janssen, una dose conta come 2 dosi degli altri vaccini sulla lista, Covaxin, Bharat Biotech e Nuvaxoid, Novavax. Bolivia, aggiornamento da Covid-19. Per ingresso in Bolivia è richiesto certificato di vaccinazione cartaceo o digitale con schema di 2 dosi o dose unica effettuato almeno 14 giorni prima della data d'ingresso, oppure test PCR negativo effettuato entro le 72 ore precedenti l'ingresso, oppure ancora test antigenico nasale negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l'ingresso. Devono inoltre essere osservate le misure sanitarie stabilite all'interno della Bolivia, che trovate sul sito del Ministero del Salud i Deportes de Bolivia o del Ministero della Salute di Bolivia, minsalud.gov.bio. Le persone che entrano nel territorio boliviano dovranno anche rispettare le misure di biosicurezza in vigore in Bolivia. Maggiori dettagli sono disponibili al seguente link www.migracion.gov.bo. È davvero tutto per questa edizione di Viaggiare Sicuri e Informati. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia, come sempre, di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellonesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati.